done changed. Ever since we was on, I dreamed it all. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. But so I forgot how to vacation. They ain't never had a dedication. People hating, say we changing, look, we made it. Yeah, we made it. Bentornati con la classifica dei 10 fighter più forti di sempre di Italian Fight Magazine. Prima di iniziare ci tengo a precisare che la classifica è totalmente personale, quindi se non siete d'accordo vi invito a lasciare la vostra classifica personale nei commenti. Detto ciò, se lasciate 5.000 mi piace, farò una classifica dei 10-20 fighter che hanno fatto la storia delle MMA. Quindi potrò includere molti fighter che avete detto, ma che non sono presenti in questa classifica. Perciò mi raccomando, spolliciate come se non ci fosse un domani. E adesso, 3, 2, 1, vai con la sigla. Quarto posto va a Fedor Emelianenko, l'ultimo imperatore, uno dei fighter più iconici di questo sport. Campione indiscusso del Pride, ha dominato la categoria per ben 10 anni, affrontando ogni tipo di avversario. La sua tenacia e il suo carattere mite ne fanno il fighter più rispettato nell'ambiente delle arti marziali miste, tanto da essere considerato il migliore anche dai brasiliani. E grazie alla sua box impetuosa e frenetica, unita ad un ottimo uso del ground and pound e delle sottomissioni, è riuscito a rimanere imbattuto per 27 incontri, collezionando vittorie nel Pride, nello Strikeforce e in varie altre promotion. Il tempo sembra non avere la meglio su di lui. Difatti, tra breve competerà contro Ryan Bader, ancora una volta, per la cintura dei pesi massimi. Khabib Nurmagomedov, l'uomo del momento. Il fighter più forte della storia dei pesi leggeri. È un vero e proprio carro armato russo che schiaccia chiunque intralci il suo cammino. Con il suo sambo sta rivoluzionando il modo di concepire un incontro di MMA e dimostra miglioramenti esponenziali incontro dopo incontro. Nemmeno un mese fa batteva McGregor assorbendone la popolarità e adesso si sta godendo il tour della vittoria in Russia nell'attesa del giudizio per la rissa. Sul suo futuro se ne sentono tante. C'è chi lo vede contro Mayweather, c'è chi invece sogna il super match contro St-Pierre. Io personalmente vorrei vederlo contro Ferguson, che può mettere in serie difficoltà la sua imbattibilità. Ma una volta vinto anche lui, la prima posizione non gliela toglie nessuno. John Bon Jones, l'uomo più pericoloso del mondo. 193 cm per 93 kg di puro talento spietato. Sulle sue mani sono passati tutti i più grandi fighter della storia e ne sono tutti usciti sconfitti. Il suo segreto? Una fluidità di movimento degna di un peso leggero e una padronanza magistrale di tutte le fasi del combattimento. Questo fa di lui il fighter più completo di questa classifica. Con 22 vittorie all'attivo e praticamente nessuna sconfitta, l'avversario più forte con cui si è dovuto scontrare probabilmente è sempre stato se stesso, dato che le macchie più grosse nella sua carriera sono frutto dei comportamenti irresponsabili che lui ha tenuto sia dentro che fuori dal ring.
Tra breve tornerà sull'ottagono contro Alexander Gustafsson ad UFC 232, in uno dei rematch più attesi della storia. E noi ovviamente seguiremo passo passo questa rivalità, quindi rimanete connessi perché a breve ci saranno aggiornamenti. Cristian Giustino, meglio nota come Chris Cyborg. Con 1,73 m per 65 kg domina incontrastata da ormai 13 anni la categoria dei pesi piuma femminili. I suoi match più che confronti sono dei pestaggi e il dislivello tra lei e i suoi avversari è il più netto nelle MMA. Scelta provocatoria metterla prima in classifica? Provate a contraddirmi. Ha una striscia di 22 vittorie in carriera, 17 delle quali per KO. E grazie alle sue doti fisiche, che sono molto paragonabili a quelle di un maschio, potrebbe tranquillamente competere con avversari del sesso opposto. Tra breve tornerà a combattere contro Amanda Nunes, nella card potenzialmente più bella dell'anno. Mi raccomando, non perdetela. Raga, il video è finito. Lasciate 5.000 mi piace per la top 10 dei fighter che hanno fatto la storia. Questo era Italian Fight Magazine, l'unico canale di MMA che parla italiano.